Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio Senza Barcode. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Oggi facciamo un salto in Puglia e torniamo a parlare di prodotti gastronomici legati al mondo delle carceri e alle attività delle cooperative sociali. Se vi dico Puglia e vi dico prodotti da forno salati, cosa vi viene in mente? Vediamo un po' se avevate indovinato. Si tratta dei taralli, una bontà pugliese apprezzata in tutta Italia che fa parte ormai della tradizione del territorio. Con me a parlare di Campo dei Miracoli c'è Salvatore, benvenuto e grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti gli ascoltatori. Grazie. Dunque, Salvatore, innanzitutto ecco, presentati e parlaci della cooperativa che rappresenti, che non è legata unicamente ai taralli, di cui daremo informazioni tra un momento, ma porta avanti tanti progetti, dici tutto. Sì, allora la cooperativa Campo dei Miracoli è nata a Gravina nel 1999. Noi siamo una costola di una cooperativa sociale di tipo A che gestisce strutture riabilitative psichiatriche. Quindi dopo il percorso di riabilitazione hanno pensato bene di far nascere una nuova cooperativa dove è previsto l'inserimento lavorativo delle persone che hanno una residua capacità lavorativa e quindi una realizzazione nel mondo del lavoro e quindi nel sociale. Campo dei Miracoli inizialmente ha come obiettivo quello di appunto inserire nel mondo del lavoro soggetti deboli, Sì. si va quindi dal soggetto psichiatrico al detenuto o all'extracomunitario, quindi tutte quelle persone che hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Ok. Le prime attività che abbiamo dato origine è stata quella della manutenzione del verde, la gestione di una mensa all'interno di una struttura psichiatrica, un servizio trasporto. Altri servizi minori, insomma, dove è possibile noi partecipiamo magari d'appalto pur di inserire persone a lavorare. Quindi l'obiettivo non è fare una determinata cosa, ma l'obiettivo è quello di inserire persone a lavorare. Bene. Quindi poi da Gravina ci siamo spostati a Trani perché abbiamo partecipato ad un progetto sperimentale del Ministero della Giustizia, si chiamava il PEO 14, dove per la prima volta nel 2003 si dava la possibilità a imprenditori esterni, in particolar modo a cooperative sociali, di entrare all'interno degli istituti di pena per far sì che potessero essere assunti detenuti. Quindi Quindi veniamo proprio all'argomento più sì. gustoso ora, cioè quello che ci interessa particolarmente appunto è la produzione dei taralli, appunto, ecco, raccontaci come e dove è nata questa Sì, idea. noi siamo stati, facendo parte di un consorzio, siamo stati chiamati, avendo già la capacità di gestire mense, siamo stati chiamati a partecipare a questo progetto. Sì. Inizialmente, ho detto, si dava la possibilità alle cooperative di formare i detenuti, assumerli e impiegarli nella preparazione dei 3 pasti giornalieri per i detenuti. La stessa convenzione però dava la possibilità alle cooperative di utilizzare gli spazi e le attrezzature presenti nelle cucine dei detenuti per realizzare dei prodotti che potessero essere immessi nel mercato esterno. Quindi diverse cooperative hanno fatto le loro sperimentazioni. Noi abbiamo cominciato nel 2003 con la produzione dei taralli e dei pasti e abbiamo assunto 12 detenuti con vari tipi di contratti, con contratti part-time. Dopodiché, con il nostro maestro d'arte esterno, il nostro cuoco esterno, abbiamo cominciato a sperimentare cosa poter realizzare all'esterno. E dopo una serie di sperimentazioni ci siamo resi conto che alcuni prodotti che noi avevamo immaginato di poter realizzare erano realizzabili all'interno di una casa circondariale, perché per Certo. esempio se avevamo pensato di fare delle focacce, però tutto deve essere controllato, quindi la focaccia usciva dal laboratorio, dalla pasticceria calda, fino a quando usciva fuori dalla casa circondaria Certo. non era più È mangiabile, quindi chiaro. ci siamo
ci siamo focalizzati su un prodotto tipico pugliese, quindi il tarallo salato, il tarallo bollito salato. Bene. E Beh, siamo stati ecco. fortunati perché nessuno di Sì. noi proveniamo da un altro settore, quindi la cooperazione sociale, nessuno di noi sapeva Di realizzare il cibo, tarallo, però ecco. per fortuna abbiamo trovato questo cuoco esterno, questo signore che era di Biceglie, che adesso non lavora più con noi perché è andato in pensione, che aveva questa vecchia ricetta che noi abbiamo soprannominato la Oh, ricetta della nonna, fantastico. una vecchia ricetta che era molto semplice, però nello stesso tempo, proprio perché volevamo distinguerci dalla produzione industriale, abbiamo fatto un'attenta ricerca delle materie prime. Noi Ecco. usiamo materie prime possibilmente del posto, olio extravergine pugliese, quindi non usiamo strutto, non usiamo altri oli, tutto quello che è presente nell'impasto del nostro tarallo è olio extravergine. Benissimo. Anche se questo ci ha portato ad avere dei piccoli problemi all'inizio, proprio perché non ne avevamo ancora quella capacità di produrre in un determinato modo, perché l'olio extravergine è facile ad ossidarsi, quindi se avevamo una data di scadenza molto lunga, il prodotto si deteriorava. Quindi abbiamo deciso di fare un tarallo artigianale con una data di scadenza molto, molto ridotto. Il Ho nostro tarallo capito. dura 5 mesi, però noi preferiamo non avere magazzino, non avere grandi scorte, ma realizzare il prodotto appena ci viene richiesto, in modo tale che venga mangiato in Nella maniera ottimale, con salubrità. una fragranza, sì, con una fragranza ottimale, insomma. Certo, la ricerca della fragranza, tra l'altro, ho scoperto appunto è uno degli elementi fondamentali nella produzione del tarallo. Io questa cosa non la sapevo, effettivamente deve Sì, essere. anche perché subisce una doppia cottura, no? Il nostro tarallo viene prima bollito, poi rimesso nelle teglie e passato nel forno. Quindi il processo produttivo è abbastanza lungo Sì. del tarallo. Sembra una cosa semplice, ma in realtà non è Invece molto è semplice. una scoperta, ecco, nel mio articolo che insomma poi ti inviterò a leggere, invito gli ascoltatori a leggere su candyvalentino.it, ho appunto approfondito le fasi di produzione del tarallo, ho scoperto anch'io questo fatto che si passa dalla bollitura poi a tutta l'altra fase di cottura. Ecco, ma vuoi illustrarci il catalogo, diciamo, dei prodotti? Ci sono delle varianti? C'è Sì, qualche ci sono possibilità? sei tipi diversi. Abbiamo quello all'olio extravergine d'oliva, che è quello Ok. classico, diciamo la base dell'impasto di tutti gli altri. All'interno dell'impasto, poi in base alle necessità e alla richiesta del mercato, noi aggiungiamo i vari aromi. Abbiamo quello al seme di finocchio, alla cipolla, al peperoncino, al pepe e alla pizza. Quindi abbiamo sei tipi di prodotti. Buoni, mi è venuta l'acquolina in bocca. Ecco, per acquistarli come si può fare? Dove si trovano questi prodotti? Allora, noi abbiamo inizialmente fatto un progetto, insomma, di farli degustare nel nostro territorio. Dopo abbiamo partecipato alle varie fiere, sagre e così via. Dopodiché abbiamo stretto una collaborazione con Altromercato, che ha fatto nascere un marchio. Noi con altri, insomma, abbiamo fatto nascere un marchio solidale italiano, che sono tutte le produzioni realizzate all'interno degli istituti di pena. Quindi stiamo noi con i nostri taralli, Banda Biscotti con i Baci di Dama, con altri frullini, la cooperativa, non ricordo bene il nome, Ok. con i torroni della Sicilia. Quindi Ok. Avete messo ognuno, insieme le energie, i prodotti, sì, beh, è una abbiamo bellissima cosa. creato questo paniere. Dopodiché i nostri taralli comunque vengono commercializzati anche oltre la rete Altromercato, per esempio nel negozio che trovate a Roma, Economia Carceraria, Sì. c'è un altro negozio che occupa, che mette in vendita i prodotti del carcere e si chiama Freedom a Torino, c'è Viale dei Mille a Milano, Namaste a Milano, cioè, ce ne sono diverse botteghe che per Benissimo. fortuna hanno apprezzato, hanno accolto favorevolmente il nostro progetto e hanno apprezzato il prodotto. Perché Bene. io dico sempre: il progetto può essere valido, però il prodotto deve essere altrettanto valido da poter camminare sulle sue mani, sulle sue piedi, nel mercato. Oh, Perché certo. l'acquirente deve assaggiare il prodotto, gustare il prodotto, il valore sociale è un valore aggiunto.
tutto. Ok. Bene, mi piace questo messaggio. Torniamo per un attimo per chiudere proprio al valore sociale. Continua il laboratorio di formazione presso la casa circondariale di Trani, cioè è una cosa che continua, ci sono ancora questi laboratori, cioè come funziona, quanto dura? Spiegaci brevemente un po' l'iter. Allora, nella convenzione è prevista proprio un'equipe, cioè praticamente all'interno della casa circondariale il detenuto fa una domanda per essere posto al lavoro. Questa domanda viene vagliata dall'area pedagogica, dalla polizia penitenziaria e quando riguarda per esempio il lavoro all'interno del laboratorio dei Taralli c'è cioè uno psicologo che fa degli incontri. Dopodiché il detenuto viene affiancato in una formazione iniziale che si parla dall'HCCP o la sicurezza sui posti di lavoro. In seguito, se tutto procede per il meglio, viene fatta una formazione sul campo, cioè viene affiancato alla produzione, agli addetti alla produzione e quindi diventa un nostro dipendente. Non, 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 sono tutti dipendenti con contratto delle cooperative sociali, godono di tutti i benefici dei lavoratori, quindi la busta paga, gli assegni familiari, il tredicesimo e così via. Insomma, è il luogo particolare dove viene svolto il lavoro, ma il lavoro per me, il lavoratore che sta all'interno dell'istituto è uguale a quello che si occupa di altre produzioni all'esterno. Esatto, siamo d'accordo. Bene, allora io invito tutti ad informarsi sui taralli di Campo dei Miracoli. Salvatore, ti saluto, grazie infinite per averci parlato di questa bellissima realtà. Grazie a voi e vi invitiamo a venire in Puglia a degustare i nostri prodotti, a visitare il nostro laboratorio. Siete appassionati di enogastronomia? Vi accompagno a scoprire i segreti delle eccellenze italiane nel mondo. Interviste e storie sui luoghi, le ricette e i personaggi che ruotano attorno al vino e al cibo. Ogni sabato insieme a Candy Valentino sulla web radio Senza Barcode.